Salve, allora, oggi sono un po' alterato, dico la verità, perché tutta questa storia mi sta facendo girare non poco i cocones. Voglio essere abbastanza politically friendly. Sono molto alterato, perché quello che sta succedendo è, secondo me, a dir poco vergognoso. Partiamo dalle cose certe e poi ci arriviamo. Vabbè, una delle cose certe. Ieri sera non ho visto la partita, ero fuori a cena prima, poi ero in live su Twitch per la YouTuber League, ho visto che l'Italia ha perso, andiamo avanti, in questo momento dell'Italia proprio non me ne può fregare di meno, in questo momento dell'Italia. Penso però alla Juve, penso però alla Serie A che sta per ricominciare, finalmente, meno male, per fortuna, perché non se ne poteva più e poi riusciremo a lavare via sta roba qui, perché questa roba proprio è da lavare via. Ieri abbiamo avuto una conferma, abbiamo avuto la squalifica di Nicolò Fagioli, che dovrebbe essere ridotta a 7 mesi per via della voglia di collaborare con le indagini, di autodenunciarsi e di iniziare questo percorso di recupero dalla ludopatia. Quindi un grosso in bocca al lupo a Nicolò Fagioli per questo corso di recupero e un grosso in bocca al lupo alla Juventus per dover arrivare a gennaio in queste condizioni. Uso una citazione ad Allegri, per dover portare la barca in porto fino all'arrivo del mercato di gennaio, poi magari nel pomeriggio parleremo pure dei profili del mercato di gennaio, dei centrocampisti che la Juventus potrebbe andare a sondare, a prendere nel mercato del gennaio, perché sicuramente c'è necessità di intervenire in quella porzione di campo, cioè questo 100%. Fagioli ha messo anche delle storie e quando nelle settimane scorse o nei giorni scorsi la gente mi scriveva: perché parli di ludopatia? Non è una parola troppo grossa? Io credo che ormai sia evidente, dato che è stato ribadito a più riprese e che il ragazzo inizierà questo percorso di recupero e rieducazione. Io credo che la parola ludopatia non fosse troppo grande. Anzi, anche Fabrizio Corona ieri sera è tornato sull'argomento. Ma ci arriviamo. Fagioli ha messo 2 storie. Pensavo di ripartire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri, ma a tutti i tifosi del calcio e dello sport per l'errore ingenuo che ho fatto. Invece no, sono obbligato a partire con lo schifo che scrivono di me sui giornali, persone solo per mettermi in cattiva luce con 1000 falsità, o forse meglio, solo per conquistare 2 visualizzazioni in più. Presto parlerò emoticon del vomito. Per essere la prima dichiarazione pubblica di Fagioli, da quando è successo il tutto, siamo partiti a gas aperto. Dichiara guerra alla categoria dei giornalisti, che definisce incapaci di fare il loro lavoro. Ora non fa nomi, è un attacco frontale a una categoria che per me è sempre sbagliato, perché se c'è qualcuno nello specifico che ha scritto delle falsità, allora va nominato quel qualcuno, quindi quel presto parlerò immagino che andrà in quella direzione lì. Io non sono mai per fare tutta l'erba un fascio, perché anch'io in queste settimane ho letto delle cose abominevoli su Nicolò Fagioli, anche da parte di giornalisti di professione, e ho letto anche delle cose un po' più caute che andavano a cercare di proteggere anche quella che dovrebbe essere la serenità di un ragazzo di 20 anni che ha sbagliato, pagherà giustamente e infatti avrà una squalifica molto lunga per quello che è stato effettivamente poi l'errore di Nicolò Fagioli, perché Fagioli non ha scommesso sulla Juventus, non ha scommesso sulla Cremonese, non ha scommesso su di lui, o perlomeno queste cose non sono venute fuori nell'indagine, quindi questo patteggiamento è andato nella direzione di aver scommesso sul calcio. E ho letto anche titoli aberranti del tipo: ah sì? Non dovevano essere 3 anni, anzi 36 mesi come una forma di formaggio stagionato? E alla fine se ne becca soltanto 7? Questo non è il modo di fare informazione. Questo non è assolutamente il modo di fare informazione, questo è il modo di distruggere qualsiasi tipo di dibattito, perché viene buttato in pasto alle belve, perché questi titoli o questi articoli sono destinati alle belve, quelli che non lo leggano nemmeno l'articolo o che prendano soltanto le parti che para loro per dimostrare le loro tesi. Viene buttato in pasto all'utenza media che non ha nemmeno la capacità di comprendere quello che legge. Gli basta il titolone e loro sul titolone si sono fatti l'opinione che guarda caso combacia con la loro e quindi hanno ragione loro. Che nervoso, ragazzi, voi non potete capire quanto mi faccia arrabbiare una situazione di questo tipo. Ma passiamo avanti, perché mi fa ancora più incazzare la situazione legata a Fabrizio Corona.
Ieri sera Fabrizio Corona, ospite di Rai 3. Nel frattempo su Rai 2 c'era anche Antonio Conte con Belve, poi parleremo anche di questa cosa, ne ho già parlato. Ieri sera la Rai ha voluto monopolizzare un po' i discorsi calcistici. Fatto sta che, come abbiamo visto, sono poi anche i social, no? A far parlare, dato che la televisione ancora la si porta a questo livello qua. Poi in realtà sono i social che ti danno i spunti di riflessione più importanti, no? Possiamo dire così? Secondo me sì, dato che tutti vanno un po' a sottovalutare, ecco, diciamo così, il potere dei social. Vanno a metterli lì, ma sì, la gente su internet cosa dice? Eppure, alla fine poi vengono tutti, anche quelli che odiano i social, sono sui social. Sono tanti piccoli sassolini che mi voglio togliere dalla scarpa, perché sembra quasi che i social contino meno, eppure tutta la gente c'è, e anche chi va a spendere questa tesi o cercare seguaci di questa tesi, dove lo fa? Sui social. È tutto meraviglioso, eh? Tutto meraviglioso. Va bene, d'accordo. Fabrizio Corona, che ieri sera alla Rai doveva andare a spiegare, anzi a rivelare gli altri 10, 50, 1000 nomi di giocatori coinvolti, di presidenti coinvolti, dirigenti, allenatori, tutta questa roba, tutto questo marcio che c'è al di sotto del calcio italiano, e alla fine non ha detto niente. Alla fine non ha fatto nomi. Anzi, ha fatto una lezione di morale, di onestà intellettuale, ogni tanto condendola con ma sì, ma io ho fatto tanto, tanto di sbagliato nella mia vita, però ho pagato. Però poi faceva lezioni di morale. Di morale! Fabrizio Corona, sulla Rai, un'emittente pubblica, che devi pagare per forza di cose se hai una televisione in casa, perché se no non va bene. Pagato con i tuoi soldi. Un po' di populismo? Sì. Ce lo butto dentro, ma più che populismo questa è realtà. Una realtà populista? D'accordo, lo accetto, ma realtà. E sentir parlare Corona in quel modo lì mi ha fatto ribrezzo. Poi avrete seguito sicuramente tutto quello che sta succedendo inerente a Zaleski, e quindi il fatto che non è indagato, e quindi il fatto che la presunta fonte di Corona avrebbe smentito addirittura il Cerbero, anche qui sui social, dicendo che aveva venduto quell'informazione falsa per 20.000 euro per avere dei soldi da Corona. Corona ha detto porterò le prove, invece le prove cosa sono state? Zaleski è il migliore amico di El Shaarawy ed è molto amico di Zaniolo. Queste sono state le prove portate da Corona, sono state queste, in cui, in una comunicazione nel quale Corona si concentra principalmente su Fagioli, sulla Juventus, sul fatto che la Juventus al primo di agosto abbia nascosto Fagioli invece che denunciare l'accaduto, e siamo sempre lì, eh? E siamo sempre lì. Il 3 di agosto la Juventus giocava con Real Madrid, l'ultima partita della tournée, il 3 di agosto. Il 3. Regalate un calendario a Fabrizio Corona, che probabilmente non è in grado di leggerlo, non è in grado di far tornare i conti, no? Di inserirlo all'interno di un calendario vero e proprio in cui è in grado di comprendere quello che sta dicendo, di ricostruire quelle che sono secondo lui i fatti. Fatti che non si incastrano all'interno della linea del tempo che stiamo vivendo. E dopo aver confermato che Fagioli è ludopatico, che Tonali è ludopatico, e hanno voluto iniziare questo percorso di recupero, invece Zaniolo sta negando tutto, e dopo non aver portato le prove su Zaleski e non aver portato nemmeno nuovi nomi, perché alla fine, perché ieri sera si era collegati sulla Rai tutti quanti, tutti insieme, mica perché si era interessati a sentire la morale di Fabrizio Corona, ma perché aveva lanciato una bomba nel mondo del calcio che sembrava destinata a scoppiare, e invece sembra quasi più il rumore che fai, che fa il vino ronco. Ve la ricordate la pubblicità in cui tutta la gente si metteva la mano in bocca e diceva ah è ronco, ecco, alla fine quella è stata la bomba, perché a questo punto, per come siamo ad oggi, per com'è la situazione ad oggi, a me sembra una situazione chiara, cioè 2, 3, forse 4 ragazzi giovani, calciatori, che hanno messo a rischio la loro carriera per scommettere perché sono ludopatici. È questa la bomba del calcio italiano? È questo lo scandalo che doveva andare a coinvolgere le società, i presidenti, gli arbitri? In questi giorni è uscito anche gli arbitri. Ma non è finita qui, perché la chicca poi è stato Fabrizio Corona, che al termine del programma su Instagram, ancora una volta sui social,
la TV oggi bisogna farsela da soli. Perché? Perché sono stato censurato, non me l'aspettavo, mi dispiace per tutti voi, purtroppo non ho potuto, come mi avevano garantito questa mattina, dire quello che volevo, mostrare in TV il grande lavoro che sto portando avanti da 6 giorni senza dormire con il mio amico Moreno. A un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda, ma vi rendete conto? C'era la voce di Zaniolo, di 3 giocatori di Serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi. Hanno preso per il culo voi e hanno preso per il culo me. Le notizie che ho trovato con immenso sacrificio, rischiando senza nessuna paura, perché sono un uomo libero e non mi spavento di niente. Ho sbagliato a venire in questo programma e a promuovere qui un'inchiesta così importante e complessa che è stata censurata. Io me ne faccio una ragione, domani mi passerà, ma per voi è una vergogna. Mi dispiace tanto, ancora dopo tanti anni non imparo la lezione. Un eroe contemporaneo, super corone, è arrivato tra di noi con il suo mantello rosso al vento. Oh, ragazzi, guardate, sono arrabbiato da matti. Sono arrabbiato da matti. Arrabbiato da matti. Perché questo non sono... Si prende lo spazio, si prende la pubblicità, si prende la notorietà, probabilmente si prende anche i soldi della Rai, ma poi fa anche sta roba qui. Magari è anche vero, magari la Rai gliel'ha anche proibito, cosa che dubito, dato che è stato pagato per quello, ne dubito. Ma mettiamo che possa essere andata così, perché la verità in tasca non ce l'ho. Signor Fabrizio Corona, invece che piangere, invece che fare un piantino, sapete cosa si poteva fare, signor Fabrizio Corona? Lo sapete? Dato che, come si è vantato in diretta a un profilo Instagram da 1.4 milioni di utenti, e che tutti gli altri nomi erano stati postati in questo modo, per evitare che questo immenso lavoro di 6 giorni senza dormire vada sprecato, basta fare i nomi lì. Oppure ancora, guarda, ancora meglio, dato che si hanno delle informazioni di un certo tipo su quello che potrebbe essere un presunto scandalo, una presunta bomba, ci si reca dalle forze dell'ordine, si porta tutto il materiale e si lascia condurre le indagini a chi lo fa di mestiere, di professione. La tua professione è fare il paparazzo, la tua professione è trovare gli scoop? Fallo tramite il tuo sito. Di nomi sul tuo sito. C'è bisogno di piangere che la TV ti ha censurato? Oh, una novità! Una novità che in televisione si può dire soltanto quello che vogliono nelle televisioni. Ma fatto sta che Corona era stato invitato per quello. Non te l'hanno fatto fare? Fallo in un altro modo. Come hai fatto fino adesso? Devo spiegarlo io a Corona? Se questo era... Guarda, te l'ho spiegato, ti ho dato due strade. Lo dici te, come hai fatto fino adesso in maniera terrificante, inquinando le indagini, vai dalla polizia, dai carabinieri, dici tutto, e poi, da tranquillo cittadino come tutti noi, ti godi quelle che saranno le indagini. Perché qua adesso... La sensazione è che a volte a pensare male ci si becca, la sensazione è che Corona non abbia più nomi e che stia prendendo tempo per far saltare fuori, sperando che possa saltare fuori qualche altro nome di calciatore che ha scommesso, magari qualche prova, perché sennò fa dei nomi a caso. L'entourage di Zaleski ha già detto che andrà a denunciarlo per calunnia. E a me la sensazione è un po' questa qua, che Corona sperava di poter tirar fuori chissà che cosa, perché se c'era Fagioli, c'era Tonali, c'era Zaniolo, figurati se non ce ne saranno altri, o non ce ne sono altri, o non è stato in grado di trovare le prove, e quindi non può fare i nomi, e sta inventando questo teatrino. Apro e chiudo una parentesi per terminare questo video, perché questo è un video che mi fa arrabbiare tantissimo, e spero che tanti possano aprire gli occhi di fronte a quello che è accaduto ieri sera, in diretta su una televisione pubblica, che paghiamo noi, a cui diamo contributo noi. Tante persone sono dalla parte di Fabrizio Corona in questo momento, sono lì tutti felici, contenti su Fabrizio Corona. Ma sì, è giusto che faccia così, è sempre stato bravo. Voi non state capendo che state alimentando l'ego di una persona che probabilmente ha necessità, e uso la parola necessità per non usarne altre che potrebbero essere più pericolose e ingombranti, ma ha necessità di essere trattato in questo modo. Perché? Perché gli fa bene, perché ne ha necessità di nutrire il suo ego, ne ha necessità. E così facendo state semplicemente aiutando questa persona nel suo intento, cioè far parlare di sé. Perché? Perché ne ha necessità.
Concludo qua questo video, scusatemi, diverso dal solito, non si è parlato assolutamente di calcio, ma se ne è parlato per vie traverse, perché si è montato un teatrino dell'assurdo che non vedo l'ora possa finire, essere passato via dal ritorno del pallone, ma alla fine queste settimane hanno portato a una sorta di tsunami dentro la Juventus. Perché? Perché si è portato via Nicolò Fagioli per tutta la stagione e la Juventus dovrà tornare sul mercato, perché oltre a Pogba c'è anche Fagioli. Inizia a essere scomoda la situazione, però, per quanto sia scomoda la situazione in casa Juve, tutto questo non può passare inosservato e non può essere giustificato. Questa roba non può essere giustificata, come non può essere giustificato Fagioli, che ha sbagliato e pagherà giustamente, perché è giusto che paghi, perché ha sbagliato, e spero che ne sia consapevole anche lui. Non si può star dietro alle parole di uno come Fabrizio Corona in questo modo qui. Che poi dice anche, ah, vi stanno prendendo per il culo. Ma sapete chi prende per il culo chi? Ne avete un'idea? Ciao.